Ciao a tutte, eccoci per un altro appuntamento insieme. Come ben sapete siamo nella settimana di Natale e quindi ora vado subito a darvi un'idea, specialmente per chi è arrivato proprio all'ultimo e non sa che cosa fare, un segnaposto. Facilissimo da realizzare, in questo caso io vi porto già qua il cartamodello di cui mi sono già tagliata il mio feltro. Potete utilizzare anche del pannolenci in doppio cucito, leggermente imbottito, oppure semplicemente, come ho fatto io, un solo strato di feltro da un millimetro circa. Dopodiché mi sono presa dello spaghetto piccolino, delle lettere. Potete sia optare per un nome completo oppure per un iniziale. In più, come vi faccio vedere qui sul cartamodello, ho creato il mio agrifoglio e sono andata così a realizzare, sempre in feltro, ma potete sempre optare per il pannolenci, le foglie del mio agrifoglio e dei bonbon già fatti, ma voi potete benissimo anche ricavarvelo e cucirlo, ma vi consiglio di lasciarlo così come una sorta di bonbon, perché rende più l'idea. Ora passo subito a dirvi come vado a mettere tutto insieme. Quindi, come prima cosa, voglio andare a creare una piccola filzetta tutto intorno alla mia tag. Finita la nostra infilzetta, possiamo iniziare già ad applicare le decorazioni. Quindi in questo caso io vado a mettere le foglie del mio agrifoglio qui nel basso insieme ai pompon. Così. Potete anche optare magari così, ecco, tipo tutti su di un lato e poi messi di così, che pure caruccio è. Quindi vado a mettere la colla. Applicato l'agrifoglio, vado già a mettere il mio cordoncino. Come faccio? Innanzitutto gli faccio un nodo all'apice, così. Stringo bene. Dopodiché allineo bene la mia cordicella, quindi la tengo bene ferma, e vado a inserirla qui dentro facendo un cappietto con un dito e vado a inserire l'estremità che noi avevamo già legato, così. Vedete? Dopodiché potete benissimo andare ad applicare il nome, e in questo caso, se è stretto, potete farlo così, come potete benissimo mettere anche solo l'iniziale. Ovviamente questo se i commensali hanno tutte un iniziale diverso, allora potete giocare anche solo con l'iniziale. Oppure mettete direttamente il nome e quindi andate sicuri. Applicato
pubblicato il nostro nome, possiamo dire che la tag è completata. Come potete vedere, molto semplice, facile da fare e soprattutto se in tempi ristretti non vi ruba tanto tempo. Vi do soltanto un'altra indicazione. Nelle foglie dell'agrifoglio potete benissimo fare lo stesso, una sorta di infilzetta per far vedere le ramificazioni della foglia, se volete, altrimenti la lasciate così. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciarmi un like, a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale per chi ancora non lo ha fatto e mi raccomando attivate la campanella così potete essere aggiornati appena andrò a pubblicare altri tutorial. Come sempre vi aspetto sui miei social e che dirvi, buone feste a tutti, ciao!